Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Bentornati amici, quarto episodio della nostra carriera per la quinta stagione ovviamente. Vi ringrazio del supporto, anche se ripeto la carriera non sta facendo i numeri che mi aspettavo. Vi ringrazio perché comunque quei pochi che la stanno guardando la state supportando, continuate a spingerla, magari consigliate ai vostri amici che ne so, provate a darmi una mano, lasciate comunque sempre un commento qui sotto. Questo è un episodio molto importante perché ragazzi abbiamo delle partite clamorose da giocarci, ma prima di dirvele, che sono queste che state vedendo, vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, seguirmi su tutti i social che trovate qui sotto in descrizione e non dimenticatevi di acquistare dal link qui sotto in descrizione, che è il link di Instant Gaming, dove troverete giochi, abbonamenti, PSN card, tutto a prezzo scontato. Mi raccomando, se avete bisogno, contattatemi tranquillamente in privato. Quest'oggi, ragazzi, abbiamo le sfide contro Lazio, Red Bull, Salisburgo in Champions, Milan, Juve e Roma. Sono queste le 5 partite per concludere il mese di ottobre, ragazzi. È un mese clamorosamente importante e ci farà capire tanto della nostra stagione. Senza perderci troppo in chiacchiere, però, prima di andare a giocare la prima partita, andiamo a guardarci gli obiettivi, che è una cosa che secondo me non abbiamo visto. Gli obiettivi sono questi: acquista 4 giovani per la prima squadra entro 2 stagioni e schierali in 20 partite. È un po' un casino sto obiettivo. Qualificati per la Champions e riduci gli stipendi dei giocatori di 50.000 euro a settimana. Per fortuna l'obiettivo è di priorità bassa, quindi possiamo star tranquilli. Ma comunque ci sarà tanto da fare. Dobbiamo ottenere una serie di 3 vittorie inviolate fuori casa in questa stagione. E il giovane però non l'abbiamo ancora acquistato. Vedremo. La classifica, per chi si fosse perso l'ultimo episodio, che vi invito comunque a recuperare per supportare comunque la serie, ci vede al 5º posto in classifica. Eravamo clamorosamente primi all'inizio, comunque siamo a 2 punti dal primo posto. Ci siamo ragazzi, ci siamo, manca poco ormai. Io non mi perderei più in chiacchiere. Sistemiamo l'11, affrontiamo la Lazio che ha comunque un'ottima squadra. Giochiamocela al meglio e cerchiamo di vincerla. Questo è il nostro 11, ho fatto qualche cambio, un po' di turnover leggero comunque prima della sfida di Champions. Palermo-Lazio, via al primo match. Inquadrato qui Boulaye Dia, ragazzi, protagonista assoluto del nostro attacco, insieme a Paolino che quest'oggi riposa, avete visto che gioca Fofana, Renzo Barbera pieno. Io voglio giocare questa alla svelta, è l'ottava di campionato, non vedo l'ora di continuare il nostro percorso in Champions. Tutto pronto, giochiamoci questa ottava partita di campionato, vamonos. Zeballos dentro per Fofana, che deve dimostrare tanto comunque. Cambia il gioco per Trincao, attenzione perché c'è l'inserimento dentro di Milinkovic che l'appoggia dietro per Fofana, che non va alla conclusione. Poi ancora Trincao. Poi Trincao. Dentro da Boulaye Dia. Attenzione perché siamo avanti. Boulaye Dia accelera. In mezzo c'è Fofana che si appoggia, ci prova. E poi la parata di Onana. Soppi recupera una grande palla. La mette dentro per Fofana che la mette giù. Salta l'avversario. Fofana! Ancora Onana, miracoloso. Trincao. Palla dentro. Gatti di testa. Ancora Onana. Erroraccio di Harwood. Vega. Ferreira, provo a uscire Harwood, stiamo attenti, Harwood è anche ammonito, Ferreira davanti a carne secchi e la Lazio clamorosamente va in vantaggio al 42esimo minuto, siamo sotto, molto male. Cambi per noi, dentro Amrabat per Marcos Antonio, fuori Boulaye Dia per Fiore, dobbiamo fare soltanto una cosa, buttarla dentro. Milinkovic Savic recupera, Fernandez rischia, poi Harwood fa partire il suo compagno, se ne va Gatti. Attenzione al filtrante per Fiore, molto scoperta la Lazio. Fiore fa tutto da solo, è in succio, Fiore col sinistro! Il pareggio del classe 2005, è in succio Fiore, ristabilita la parità con il giocatore più decisivo in assoluto della squadra. Overall 69. Berg, non riusciamo a fermarlo. Romero, attenzione, Ferreira col tacco addirittura. 2-1 Lazio al 64esimo, segna Vega, il messicano, 2-1, fa esultare con i propri tifosi. La palla lui, Zeballos, movimento di Fiore dentro, la palla è per Fiore, Fiore non riesce a prendere palla, esce bene una. Vega è passato, Vega la mette dietro, chiude Gatti, forse ultima azione, vediamo se ce la fanno fare, sbaglia Kaiki. Partita strana, i nostri hanno sbagliato nei passaggi che di solito non sbagliano.
La Lazio ci batte al Barbera. Purtroppo, ragazzi, sono quelle partite che ti lasciano molto l'amaro in bocca. E la cosa mi dispiace. Adesso siamo in trasferta contro il Red Bull Salisburgo, che ha soltanto un punto, stesso punto che ha l'Ajax praticamente. Infatti hanno pareggiato loro due. Noi siamo a quota 3 con lo United che andrà ad affrontare l'Ajax. Per noi sarebbe ottimo ovviamente che lo United battesse l'Ajax. Conferenza prepartita, amo farle soltanto perché siamo in Champions. Vediamo le domande che ci faranno, ma voglio giocare. Mi aspetto di più dei giocatori e non l'hanno presa bene. Il morale della squadra, ragazzi, sta crollando. Vedrete di cosa siamo capaci. Per fortuna un po' si sono ripresi, ma quel morale lì, se fosse FM, sarebbe una tragedia. Per fortuna poi la squadra è nelle mie mani. Andiamo a giocare la partita. È un crocevia importante questo, perché concludiamo il girone d'andata del girone di Champions. Loro sono un'ottima squadra, ma secondo me partita alla nostra portata. Non vorrei gufarla però. Ovviamente in campo andiamo a mettere la miglior formazione possibile. È cresciuto in Zuccio Fiore. È diventato finalmente un 70. Bastava mandarlo in prestito comunque per farlo diventare ancora meglio. Questo è il nostro 11. La formazione, ripeto, è la super titolare. Bando le ciance, terza partita del girone di Champions. Partita fondamentale per i ragazzi di Mr. Kundispa che vogliono continuare a sognare. Red Bull Salisburgo, Palermo. Una gara fondamentale per questa stagione. La squadra viene purtroppo in una brutta sconfitta contro la Lazio. Quest'oggi però dobbiamo dimostrare quel che di buono abbiamo fatto nella sfida contro l'Ajax, che è stata una partita folle, incredibile. Non dobbiamo pensare che quella vittoria sia arrivata soltanto con la fortuna. Siamo una grande squadra, siamo cresciuti tanto, abbiamo ottimi giocatori che possono risolvere la partita da un minuto all'altro. Quindi cerchiamo di fare la miglior partita possibile. Adesso, formazioni e andiamo a giocare. Ovviamente non dovrei nemmeno dirvelo, ma il settore ospiti è gremitissimo anche quest'oggi. Loro schierano questo 4-3-3 con rombo a centrocampo. E ovviamente avete visto che in squadra loro hanno un nostro ex pupillo. Non so chi mi seguiva già all'epoca, vediamo chi indovina. È il momento dei nostri, foto di rito. Speriamo che ne acquisti e riescono a mettersi sulle spalle anche quest'oggi la formazione. Abbiamo però i tre nuovi acquisti, i tre portentoni nostri, tutti e tre diffidati. 4-2-2-2, la formazione la vedete. In avanti Ceballos, Trincao, Dybala e Boulaye Dia. Poche sorprese per noi. È tutto pronto? Andiamo a giocarla. Palla ai padroni di casa. Dobbiamo evitare le cavolate quest'oggi. Voglio fare una gran partita perché perderla sarebbe deleterio per il nostro cammino. Soppi in avanti da Trincao. Si gira molto bene il portoghese. In avanti ancora per Soppi. Ottima palla. In mezzo c'è Boulaye Dia che ci prova col destro. Miracoloso il portiere avversario. Calcio d'angolo dopo 8 minuti sotto al settore ospiti. Batte Trincao. Andiamo a cercare le nostre torri, palla dentro, Milinkovic non ci arriva purtroppo. Ancora Trincao però, abbiamo un'altra opportunità. Marcos Antonio ci prova da fuori. Palla alta, non di molto. Bravissimo Fernandez, ottimo. In avanti da Marcos Antonio, il brasiliano si gira su se stesso molto bene. Serve Ceballos, tanto spazio, Ceballos dentro. La palla non passa. Ancora il pressing, attenzione. Marcos Antonio, si invola contro la porta. Marcos Antonio! 1-0 Palermo al 16° minuto. L'uomo che non ti aspetti, quello che ha fatto poco, che si è visto poco da quando è arrivato, ma è sempre stato un uomo importante. Il mister ci ha sempre puntato. Fa tanto lavoro sporco, anche se forse ha più qualità che quantità. Oggi recupera una palla importantissima su un errore non di Kerer, ma comunque batte il portiere avversario e segna il vantaggio per il Palermo, che adesso deve continuare a macinare gioco. Grande Marcos Antonio. Ancora Marcos Antonio, galvanizzato dal gol. Poi Milinkovic perde una brutta palla. Effettivamente abbiamo un centrocampo leggero, perché non sono due che difendono. Attenzione, Simi ci allarga. Il numero 2 ci prova. Addirittura il terzino arriva praticamente in porta. Carnesecchi bene a metterla in angolo. Prova a lanciare con le mani, ci riesce Boulaye Dia. Si è alzata la difesa avversaria. Boulaye Dia lo sa, ne approfitta. Sfugge, se ne va Boulaye Dia. Dall'altra parte c'è Dybala. Boulaye Dia cerca la gioia che è di testa. In contropiede segna il 2-0 per il Palermo. Paolo Dybala, 2-0 Palermo. Clamoroso contropiede micidiale del Palermo. Dybala non sbaglia di testa, non di certo il suo fondamentale, ma batte così spiazzando il portiere che nulla può fare. Il Palermo clamorosamente
va sul 2-0. Bene! Attenzione Semic! La palla va fuori, meno male. Chi si aspettava un inizio di gara così? Neanche un folle. Si divora clamorosamente Semic, il gol che avrebbe riaperto la partita. Incredibile! Raga, sono incazzatissimo. Per fortuna almeno i gol li avete visti. Purtroppo il programma con cui registro mi ha bloccato la registrazione al 27esimo. Magari poi quando vado a vedere il file non si è veramente bloccato. In caso vi metterò soltanto le voci. C'è stata soltanto una cosa clamorosa dopo il 2-0, che è un loro errore grave. Andiamo avanti. Lo United nel frattempo vince contro l'Ajax. Nessun cambio ovviamente, e dalla Red Bull Arena comincia la ripresa. Dobbiamo chiudere la partita. È vero che non è reale FIFA come gioco, però Marcos Antonio da quando ha segnato sembra indemoniato. Fernandes la mette giù e serve proprio Marcos Antonio, che va al cambio di gioco per Soppi. Soppi chiama 6 compagni. Bravissimo Soppi. Che classe. Poi Trincao. Vede l'inserimento di Milinkovic. Savic l'appoggia dentro per Paulino. Un piccereddo. Segna il 3-0 per il Palermo al 53esimo minuto. La gioia fa la sua solita esultanza. Porta il risultato sul 3-0. Bravissimo Milinkovic Savic a non farsi ingolosire dalla conclusione. Serve dentro il compagno che con l'esterno anticipa il diretto avversario e la butta dentro. Chapeau, perfetto, esulta il mister. Gran partita quest'oggi. C'è una differenza tra noi e loro che è veramente clamorosa. Clamorosa, bene per noi. Attaccano adesso col terzino. Gold, salta Soppi, palla dentro, attenzione Capaldo, è uscito Carnesecchi. È ovvio, l'ho gufata fin troppo presto. 59esimo, 3-1, segna l'ex Udinese Success. Va bene così, calma e sangue freddo, abbiamo la partita nelle nostre mani. Dopo il 3-1 della Red Bull Salisburgo c'è dell'ansia qui. Semic dentro, Carnesecchi bravissimo in uscita. Si stanno togliendo il fratino Amrabat e Guerrero. Trincao qui, lancio per Dybala fuori gioco. Peccato, grande occasione. Amrabat allarga molto bene da Trincao. È partito Buladia, rapidissimo. Brucia tutto in velocità. Buladia, è tornato Medina. Che chiusura. E c'è l'esordio in Champions per Matteo Brunori, che qui stacca di testa e aiuta la squadra. E adesso andiamo a cercare le punte. Ormai la partita è finita. Guerrero di testa, Brunori al volo clamoroso, era forse fuori gioco. Finisce qua. Il Palermo vince la sua seconda partita in Champions League. Si porta a quota 6 dopo 3 partite. Una sconfitta, 2 vittorie. Rendimento assolutamente perfetto. Non mi lamento di certo. Complimenti a tutti. Ma ripeto che noi rispetto a loro siamo veramente troppo più forti. Mi è dispiaciuto tanto per Brunori nel finale. Avete visto che lo United ha vinto 4-0 con l'Ajax. È per noi una cosa fantastica. Qui conferenza post partita. Dybala è stato straordinario. E ovviamente andiamo ad aumentare il morale di questa squadra, perché se lo merita. Ho detto che ho pienamente fiducia nei miei giocatori, ed è giusto così. E adesso altro big match. Si va a sfidare il Milan. Mezza bestia nera comunque, Ci ringrazia Carnesecchi e si lamenta un po' Gatti. E mi sa che se la giocherà titolare questa contro il Milan. Milan secondo in classifica. E ha ancora quel pazzo scatenato di Almada che ci fa sempre troppo male. Per fortuna la nostra squadra sta bene fisicamente. Questo è l'11 con cui andiamo a sfidare il Milan. Un po' di turnover. Titolari Gatti, Caboret e Amrabat rispetto al solito. San Siro, bellissime immagini. Milan-Palermo, nona di campionato. Perché non abbiamo Miccoli e Bresciano in queste partite? Le squadre entrano in campo dopo la sconfitta con la Lazio. È vero che veniamo da un impegno importante in Champions. Voglio comunque dare una prova di forza, ragazzi. In campionato stiamo avendo un tour de force clamoroso. Praticamente affrontiamo le migliori del campionato tutte nello stesso mese. E dobbiamo provare a uscire indenni da questo stadio. Vediamo come si comporterà il Milan. Hanno cominciato molto bene il campionato. Noi possiamo dire la nostra. Non sarà comunque una gara facile, ne sono sicuro. Tutto pronto, palla nostra e si comincia. Vediamo che il turnover dia i suoi frutti. E sono curioso di vedere Gatti in campo, che qui cambia bene il gioco. Caboret, bravo, bene, bella palla per Trincao. Trincao può andare, dentro per Dybala. Paulino si è girato in un fazzoletto. Poi Buledia, ancora lui, fermato. Il Milan attacca bene, qui bravissimo Kim. Guardate quanto prestano, Kim ottimo.
Centralmente poi va da Amrabat, che cambia il gioco per Trincao. Trincao la mette giù, aspetta gli avversari. Trincao non sa chi darla, costretto a tornare indietro. Prova a cambiare il gioco per Guerrero. Palla difficile, Guerrero c'era arrivato. Poi chiude la difesa. Rebic. Rebic punta la porta. Kim, clamoroso. Intervento assurdo. Dybala dice infortunio, ci mostrano. La palla ancora per Trincao, che può spingere. Il portoghese si defila un po' troppo. Trincao col sinistro. Parata del portiere. Sfugge in mezzo a due. Dybala, serve ancora Guerrero. Bella palla. Guerrero è in aria. Si rientra. La mette in mezzo per Trincao. Murato. Ancora lui. Centralmente da Amrabat. Dentro per Dybala. Mamma mia, quanto è chiuso il Milan. Sembra il Sud Tirol. Rapidissimo lo spagnolo. Kim va in chiusura. Molto bene, come sempre. Amrabat, attenzione perché ha visto partire il compagno. Finisce qua il primo tempo. 0-0, gran partita però. Zero tiri da parte del Milan. Gran primo tempo. Nessun cambio per questa ripresa. Dobbiamo continuare a spingere. Poi Almada, dentro la palla. Levin col destro. Carne secchi fa la prima parata. Non devo vantarmi troppo a fine primo tempo. Darder, dentro. Conclusione ancora di Almada. Si è fatto male pure Guerrero, ma non sono infortuni comunque gravi e quindi continuano a giocare. L'infortunio di Guerrero è un po' più grave di quello che mi aspettavo. Almada, ancora lui, Almada col tacco dentro per Levin, carne secchi, decisivo. Arriva un giallo anche per Amrabat. Entrano Milinkovic, Savic, Driussi e Kaiki. Triplice cambio per noi. Troppo spazio tra le linee qui, Kim... Si fa saltare da Almada. Palla dentro di Almada per Levin. E il Milan va avanti al 74esimo minuto. Senza parole. Sbaglia Kim stavolta. Poi Caboré non riesce a mettersi sulla linea di passaggio. Ci ha provato. Levin poi non ha perdonato carne secca. Gesto di stizza del mister dalla panchina. Il mister chiama 6 giocatori. Dopo questo vantaggio del Milan. Cambi di tattiche. Entra Fiore per Trincao. Con Buredia che va a fare l'esterno. Prova a servire ancora largo Caboré, la palla per l'Ex City che è più veloce, la mette dentro per Milinkovic, la palla era passata addirittura per Dybala, peccato. Finisce anche questa, perdiamo anche contro il Milan dopo aver perso con la Lazio, seconda sconfitta consecutiva in campionato. Non sarà di certo contenta la dirigenza, ma non siamo nemmeno contenti noi. La Lazio ho visto che ha battuto il Napoli per 3-1, non voglio guardare la classifica. Turno infrasettimanale, giochiamo contro la Juve. Distorsione al ginocchio per Eusebio Guerrero fuori 4 settimane. Nel frattempo la Spagna ci offre la panchina. Ovviamente è il momento, ma lo sapevamo già, di Ezequiel Ceballos. Vediamo la Juve. Non ho visto la classifica, poco mi importa, sono sincero, perché comunque siamo all'inizio. Ma questo tour de force non ci sta vedendo bene. Ci siamo! Questo è l'11 che affronterà la Juve. Juve che in attacco ha Chiesa, Plata e Vlahovic. Hanno qualche giocatore stanco. Noi dentro Gutierrez e Fofana al posto di Buledia. Qualche piccolo cambio, ma niente di che. Sfida importante perché al Barbera durante le partite del Palermo non si va con l'ombrello della Juve. Immagini da dentro lo spogliatoio del Palermo. Dybala che torna ad affrontare la Juve, che ancora a quanto pare gli deve dei soldi. Il Renzo Barbera sta per riempirsi. Eccolo qua. Siamo al momento della 10ª giornata di campionato. Turno infrasettimanale. Chissà quanti juventini saranno presenti quest'oggi al Barbera. È una sfida nostalgica per tutti i tifosi. Il Palermo è l'unica squadra europea ad aver battuto la Juve nella storia, sia in casa che in trasferta, per 3 anni consecutivi. E io quest'oggi, dopo 2 sconfitte consecutive in campionato, devo provare a fare la partita della vita, perché purtroppo hanno un attacco clamoroso. Noi però stiamo forse pensando un po' troppo alla Champions, ma quest'oggi testa solo a questo big match. Palla nostra e si comincia. Molto bene Savic, larga da Trincao. Trincao proverà a centrarsi. Il problema è che non stiamo giocando male in queste partite di campionato. Purtroppo i risultati non arrivano. Gutierrez, dentro da Fofana, che si gira molto bene, va da Dybala. Dybala prova la giocata in mezzo da Rauco. Ancora Dybala, Paolino fermato. Marcos Antonio recupera, centralmente da Dybala, che la fa scorrere col tacco per Fofana. Miracoloso De Gea. Recupera la palla Dybala. Dybala ci prova da lontano col tiro a giro. Palla fuori. Ceballos dentro da Fofana, che prova a servire ancora Ceballos. Un brutto fallo da dietro. Arriverà, penso, il giallo. Chiesa prova ad andarsene su Kim. La palla è passata. Vlahovic da fuori.
palla alta, meno male. Plata rischia tanto bene Gutierrez. Gutierrez aveva fatto bene, poi Vlahovic da lontanissimo. Carica il sinistro, Carnesecchi la mette in angolo. Abbiamo rischiato. Lancio per Chiesa di Vlahovic. Chiesa la mette giù, Soppilo disturba quel tanto che basta. Carnesecchi poi in angolo. Carnesecchi va a cercare Trincao. È l'ultima azione del primo tempo. Trincao di testa la prolunga. Dybala poi dietro. Milinkovic allarga da Trincao. Finisce qua. La prima frazione di gioco 0-0. Partita divertente, molto aperta. Però il punteggio vede ancora un X a fine primo tempo. L'importante comunque è non essere sotto. E il primo cambio arriva subito. Dentro Boulaye Dia. Ah, Kim sorpreso da Vlahovic. Vlahovic in aria, ancora lui, bravissimo Harbour in calcio d'angolo. Rischia, ma è efficace il suo intervento. Marcos Antonio, va da Milinkovic. La palla è alta per Boulaye Dia, che colpisce malissimo. Marcos Antonio allarga, da Soppi. Sono spaccatissime le squadre. Trincao per il movimento di Dybala, la palla per lui. Paulino, Dybala, Dybala! Col gol dell'ex, va a spaccare la porta. Paolo Dybala va sotto la curva nord ad esultare. Il Palermo è avanti grazie alla rete del suo capitano, che esulta contro la sua ex squadra. Ma è tornato a casa Paolino. 1-0 Palermo. Assist di Trincao. Dybala salta Cucurella. E poi gol sinistro, batte De Gea. 1-0. Stiamo calmi. E cambia adesso, non soltanto Amrabat. C'è da correre adesso, c'è da mettere tutta la garra possibile. Cucurella non viene fermato. Kravenberg dentro per Vlahovic, chiude. Non ci credo, ragazzi. Non ci, ma pure ammonito cosa, ragazzi? Ragazzi, non ho fatto, non ho premuto nessun tasto per l'intervento. Ho spazzato, non ci credo. Calcio di rigore. Vlahovic contro Carnesecchi. Vlahovic prova Carnesecchi! All'87esimo chiude la porta! Hashtag Kun pararigore. Me lo sentivo che la tirava lì. 87esimo minuto. Sogniamo questa vittoria. Palla dentro. Deve uscire Carnesecchi e lo fa bene. L'arbitro fischia qua e il Palermo batte la Juve. 1-0. E siamo tutti felici e contenti per questo risultato. Grande prova. Ma averla vinta anche con rigore parato mi rende ancora più orgoglioso. Bene così, testa alla prossima. Si va a giocare il derby dell'amicizia contro la Roma. Grazie Paolino, l'abbiamo acquistato per un motivo. E lui non ci sta assolutamente deludendo, ma forse lo sapevamo. Penso che nessuna squadra al mondo potesse reggere Lazio, Milan, Juve, Roma e la Champions insieme in 2 settimane praticamente. E non abbiamo preso gol con la Juve, ragazzi. È uno degli attacchi più forti della Serie A. Roma, Palermo, la Roma ottava. Ecco il nostro 11, un po' di turnover perché tra 3 giorni c'è ancora la Champions, che ovviamente ci giocheremo nel prossimo episodio. Non è un turnover clamoroso, ma qualcosina, come vedete, l'ho cambiato. Roma, Palermo. Il mister Kundispa festeggia quest'oggi le 200 panchine col Palermo. Bene, in carriera è l'unica panchina che abbiamo. Dybala affronta il suo recente passato, 11ª partita di campionato, tanta amicizia tra le due tifoserie e io sono contento di concludere quest'oggi, questo episodio, con questa partita. Non sarà comunque facile, la Roma ci ha sempre messo in difficoltà. Gigantografia per Marquinhos, le squadre sono in campo. Abbiamo degli ex Lazio, ma anche degli ex Roma in campo. Roma-Palermo è appena cominciato. Dybala prova ad alzarla per Ceballos. Loro si chiudono molto bene con questa difesa 3. Dybala ci prova da lontano, carica il sinistro, la palla va alta. Recupera poi la palla, Dybala si gira molto bene. Ancora Dybala, la nasconde a Marquinhos, poi perde palla. Sta provando a fare forse un po' troppo tutto da solo quest'oggi. Finisce qua il primo tempo, 0-0, bene così, andiamo alla ripresa. Ancora Ceballos, dentro va da Dybala, bella palla Dybala, come si era girato. Bravissimo Amrabat, poi fortunato ancora Zaniolo. Si accentra, doppio passo, Zaniolo. Ancora lui, palla dietro, palla poi in mezzo per il 7, Carnesecchi bene in angolo. Prova a girarsi Ramos col destro, poi Coman e chiude poi Kim, allontana poi Amrabat. Proviamo addirittura a ripartire qui con Ceballos. Attenzione perché è partito Fiore, lo ha visto Ceballos. Bella palla per Enzuccio. Fiore la mette giù, accelera contro il numero 6, trattenuto. Si guadagna un gran fallo, arriva anche il giallo. Fernandes dentro per Fiore, che viene anticipato al momento del tiro. Batte Ceballos proprio per Amrabat, miracoloso il portiere. Campanile dentro per Ceballos anticipato. Attenzione a Fiore, Fiore da lontano,
Miracoloso ancora Benitez! Fofana, la scarica dentro! Fiore, ce l'ha sul sinistro che è il suo piede. Prova a rientrare un paio di volte, non sa chi darla. Fiore, la tiene e spara alla porta. La palla è per Marcos Antonio che non va alla conclusione. Pareggiamo 0-0 con la Roma. Gran partita da parte nostra. Con un pizzico di fortuna potevamo portarcela a casa. Roma molto forte comunque. Ragazzi, delusione totale da parte del nostro osservatore, che non ci trovano un giocatore decente in questo mese. Siamo a un punto aspettando le altre dal terzo posto. Va bene così. Raga, io vi saluto, vi ringrazio del supporto. Se siete arrivati fin qui, scrivete nei commenti la parola fuoco. E noi ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video. Spero molto presto.